Beatrice Grannò, Daniela Scattolini e Virginia Diop, ovvero Anna, Sara e Awa in zero. Allora, tutte e tre avete detto che questa serie è molto importante. Vorrei sapere da ognuna di voi, in breve ovviamente, perché questa serie è importante. Qual è il motivo di ognuna di voi per ritenerla tale? Vai Daniela. Allora, come dico spesso, se io dovessi sostituire la parola zero, ora la sostituirei con innovazione. Come ho detto prima, è un progetto che non ricapiterà mai più, nel senso che è il primo, essendo il primo, già il secondo saprà di già visto. Non capiterà mai più di avere così tanti rappresentanti della Black Community italiana. Non capiterà mai più che ci siano, insomma, che ci sia così tanto entusiasmo nell'accogliere una fotografia di una parte di realtà di quella che è l'Italia di oggi. E quindi per me zero è fondamentale, è innovazione, e tipo quando esce il nuovo telefono della Apple, no? Tutti lo vogliamo un po', perché è qualcosa di nuovo, perché ci semplifica la vita, perché sarà un passo avanti non solo nella tecnologia per quanto riguarda la Apple, ma anche nell'avanzare della società, dei messaggi positivi che possiamo lanciare, nelle opportunità che si apriranno per i ragazzi come noi. Quando io ero piccola non avevo un'attrice nera che mi potesse ispirare, nera italiana, dovevo sempre guardare all'estero. E quindi sì, zero è innovazione. Beatrice, Virginia, brevemente. Zero è molto importante sicuramente per tutti i motivi che ha già detto Daniela, perché è rivoluzionario, perché è la prima volta che viene fatta una cosa del genere e io sono emozionatissima a esserne parte. Per me è importante perché mi sento dentro una cosa gigantesca e per la prima volta viene raccontata non un personaggio ma un'intera comunità. E poi è importante perché secondo me è una serie che parla veramente bene, questo lo dico sempre, parla molto bene di supporto, di come l'amicizia e il supporto possano effettivamente cambiare le cose. Appena Omar, il personaggio di Zero, ha un problema, mi faceva ridere, no? Chiama Sharif, chiama Sara, io dico sì, ma tanto quelli sono ragazzi che possono fare, no? E io dico no, invece sì, perché l'amicizia ti fa sentire più forte in qualche modo. E questa è una serie che racconta tanto bene. Proprio l'ensemble, è una serie corale e la forza è il gruppo. La forza siamo io e Omar insieme, non io da sola, i ragazzi in gruppo e questa è una cosa che trasporta, io spero che trasporterà gli spettatori in quella pace, no? Di dire, vedi, alla fine, anche se ci sono delle difficoltà, comunque posso affidarmi alle persone che mi vogliono bene e questo, per questo è molto importante. E poi ovviamente perché la prima serie di questo tipo che viene fatta in Italia, quindi come ha detto Diciamo Daniela, che poi c'è anche una visione molto positiva del branco, no? Di solito il branco viene visto in maniera negativa, invece questo è un branco buono, giusto? È un un branco branco buono. buono che ha degli obiettivi buoni. Virginia, mi Esatto. racconti un po' com'è la tua Awa, la sorella piccola del protagonista? Poi mi Allora, raccontate anche voi, cerchiamo di restare ovviamente nei tempi. Awa è sicuramente un personaggio legatissimo al fratello per la perdita della mamma. Lei non sa in realtà che fine, come anche Omar, non sanno in realtà che fine abbia fatto la mamma. E si sa che, soprattutto appunto in una famiglia, in una ragazza tendenzialmente molto spesso ritrova come punto di riferimento la figura materna. Quindi diciamo che lei si ritrova un po' spaesata, no? Però cerca, diciamo, tutto il bene che vuole al fratello, le fa un po' dimenticare questa mancanza materna. Questa figura del fratello è importantissima per lei. E nonostante all'inizio sembra un po' dispettosa, un po' così, che Poi effettivamente dopo è sempre, diciamo cambierà in che qualche modo. si sa, no, che nei fratelli del fratello maggiore e il minore è sempre un po' più dispettoso. Poi non è detto, può essere pure il contrario, però sì, lei all'inizio risulta un po' spensierata, un po' sì, ingenua di fronte a tutto quello che succede, non sa bene, non sa, cioè non si crea problemi, lei è serena così nel suo mondo. Poi dopo sì,
personaggio avrà un'evoluzione. Poi non svegliamo, poi cambierà, vedremo cosa succederà. Esatto. Invece Sara, sei la leader del gruppo e è una donna, no? Perché noi donne siamo forti, giusto? Esatto. Diciamo che so esercitare il mio potere e il mio fascino sul gruppo e quello è il mezzo che utilizzo per trascinare i ragazzi verso la soluzione, verso la cosa un po' più fattibile, perché sennò si sceglierebbe sempre la strada un po' più improvvisata, diciamo. Esatto. Caso ha voluto che arrivasse un supereroe moderno e quindi anche Sara ne accetta il fatto che ci sono persone che possono diventare invisibili, che possono aiutarla e che quindi lei si può anche affezionare a Zero, che è un ragazzo appunto invisibile. Però sì, esercita il suo fascino di donna nonostante sia in un gruppo di solo ragazzi, ma ci sta benissimo, se la cava, le piace. Alla grande. Chiudiamo con Beatrice, tu invece sei l'amore, in pratica, ti innamori del protagonista e lui si innamora di te. Sì, esatto, come dico spesso sono, diciamo, la bolla magica di Omar, in qualche modo comunque siamo la parte di dolcezza della serie, quindi sì, abbiamo cercato di raccontarla in una maniera più spontanea e più naturale e vera possibile, anche con vari elementi di goffaggine e di imbarazzo, però sì. Sì, vabbè, poi vabbè, avrei anche altre 2000 domande, ma purtroppo... Sì. No, volevo stringere perché so che il tempo stringe, però sì, spero che agli spettatori arriverà, diciamo, a gocce questo romanticismo che possiamo regalargli, diciamo. Tu poi sei anche musicista. Sara, il personaggio, ha una sala di incisione. Qui la musica, esatto, rap, esatto. E non solo, va alla grande, quindi vi trovate esatto. Benissimo, giusto? Anche Virginia ama la musica. La musica è la nostra essenza. Sa cosa accadrà, magari. Sono d'accordissimo. Grazie ragazze, complimenti, in bocca al lupo. Grazie Patrizia, a presto.